strada tra questo angolo di spiaggia e quello lì che dove siamo stati noi. C'è la differenza? Il tratto di spiaggia vicino al museo dove si entra effettivamente, quel tratto là è tutto è di serie B, è trascurato. È trascurato. Il tratto di spiaggia vicino al museo dove si entra effettivamente, quel tratto là è tutto è di serie B, è trascurato. Serie A. È trascurato. Cosa deve fare il sindaco? Deve mandare la stessa equipe che ha fatto questo lavoro e farlo là. Come diverse volte l'ha fatto su questa spiaggia, lo deve fare pure sull'altro. Senti, tu prima parlavi di quelli di quei famosi tubolari di gomma che c'erano un paio d'anni sì, fa. Secondo te fosse la barriera protettiva dalla sporcizia che più delle volte dalle buste, dalla plastica che trasporta il mare non va sulla spiaggia, quindi mettevano questi galleggianti per evitare tutto. La devono rimettere? Ma certamente. Sì, per me senz'altro, anzi è più igienico addirittura. E poi la gente onestamente va a farsi un bagno, perlomeno sta nei pulizie. Vogliamo fare un elogio a chi ha fatto queste pulizie? Diciamo, è abbastanza pulita, ripeto, bisogna farlo più dall'altro lato perché qua è forse più lontano dove noi veniamo. In effetti vogliamo citare dove c'era la ex Perla, il ristorante la ex Perla, no? Esatto, proprio di fronte. Tutto quel tratto là deve essere ripulito, caro sindaco. È vero. Giusto? Sì. Vuoi fare un appello? Ma no, non un appello, ma tu parlavi di elogio prima. Elogio? Ecco. Sì, ma diciamo si può fare l'elogio fin quando loro siano continui. Momento, io parlavo di elogio perché hanno fatto un bel lavoro qua. Sì, questo sì, stesso sì. Lavoro lo devono fare di là. Sì, ma un bel lavoro, ma è dovuto pure al loro dovere che devono fare. Quindi deve essere continuo il lavoro. Certamente i bagnanti dall'altra parte non è che siano di serie B. Non sono di serie B, anzi, la prova è evidente, è con la squadra in opera, prontissima a rendere l'intera spiaggia pulitissima. Sì, pulitissima, si pulisce.